Il Jova Beach, previsto il 2-3 settembre al Muraglione, continua a far parlare di sé, non più dalla spiaggia ma dagli uffici del Tribunale di Lucca. È stato infatti aperto un fascicolo dopo l'esposto di alcuni ambientalisti. Al momento la magistratura ipotizzerebbe il reato che configura la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Il fascicolo è contro ignoti e nessuna persona, almeno per il momento, è iscritta nel registro degli indagati. L'esposto è di Forum Ambientalista, l'associazione Paventa Rischi per la Vegetazione sulle dune, anche per il calpestio delle decine di migliaia di spettatori attesi ai due eventi, oltre 70.000 i biglietti venduti. La soprintendenza ha chiesto chiarimenti prima di rilasciare l'autorizzazione in base ai vincoli paesaggistici, in particolare al comune e di riflesso agli organizzatori. E l'ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, esclude che nella spiaggia del Muraglione ci sia la presenza di un habitat protetto e di specie vegetali protette, in modo tale da escludere la tenuta dei due concerti.